Questa sera, Valerio Staffelli consegnerà il tapiro d'oro numero 1. 500 della storia del TG satirico di Antonio Ricci. Ad aggiudicarselo è Chiara Ferragni. Grande festa a Striscia la Notizia. Questa sera Valerio Staffelli consegnerà il tapiro d'oro numero 1. 500 della storia del TG satirico di Antonio Ricci. Ad aggiudicarselo è Chiara Ferragni, attapirata per l'inchiesta sul caso Pandoro e per le recenti dichiarazioni di Taylor Mega sui presunti tradimenti di Fedez. Chiara Ferragni. Se coppia aperta significa che uno tradisce e l'altro no, allora non sapevo di esserlo. Alle parole della Mega, l'imprenditrice ha precisato, non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se, coppia aperta, significa che uno tradisce e l'altro no, allora non sapevo di esserlo, da parte mia coppia aperta mai. Nel corso del servizio irromperà un ospite a sorpresa che la conosce molto bene per contestare a Chiara Ferragni certi suoi giri d'affari. E, in occasione del tapiro d'oro numero 1500, ecco 10 curiosità sulla statuetta dorata dal muso lungo. Avere un muso lungo come quello del tapiro. La più attapirata della storia è Belén Rodríguez, 31, seguita da Rosario Fiorello, 27, Antonio Cassano, 20, Fedez, 14, Barbara D'Urso, 13, e Antonella Clerici, 12. Le posizioni dalla settima alla decima sono invece più affollate. Pippo Baudo e Christian Vieri ne hanno ricevuti 11 a testa, 10 Emanuele Filiberto di Savoia, Fabrizio Corona e Ilari Blasi, 9 Bruno Vespa, Diletta Leotta, Gigi Buffon e la Scuderia Ferrari, sono a quota 8 Massimo Moratti, Luciano Moggi, Raffaella Carrà, Massimo Ferrero, Roberto Mancini, Francesco Totti e Zlatan Ibrahimovic. Il primissimo tapiro d'oro è stato consegnato il 27 novembre 1996 dal Gabibbo al PM Alberto Cardino, perché gli era stata tolta l'inchiesta Necci Pacini Battaglia, spostata dalla procura di La Spezia a quella di Perugia. Pochi mesi dopo, nel marzo 1997, il Gabibbo ha passato il testimone all'inviato Valerio Staffelli, da allora tapiroforo ufficiale del TG satirico di Antonio Ricci. Non tutti i tapiri d'oro sono stati accolti con il sorriso. Quando lo portò al presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, 7 marzo 2000, Staffelli fu spinto e atterrato dalla scorta. L'allora governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, 16 ottobre 2003, incitò la sua scorta a picchiare il tapiroforo, dategli un po' di botte. Fabrizio Del Noce ruppe il naso all'inviato con una microfonata, causando un'infrazione delle ossa nasali, 1 dicembre 2003. Indimenticabili anche le sfuriate di Vittorio Sgarbi, 13 marzo 2002, e di Mike Bongiorno, 26 settembre 2007, entrambi dal nervoso ruppero il tapiro scagliandolo a terra. Pochi giorni fa, 1 ottobre 2024, il rapper Fedez ha accettato stizzito il tapiro d'oro consegnato per la vicinanza a due ultra rossoneri arrestati nell'ambito dell'inchiesta sulle curve di Milan e Inter e ha detto a Staffelli che lo porterà in tribunale. Sono più di 130 i politici di ogni schieramento e carica che hanno ricevuto almeno un tapiro. Tra questi, Giulio Andreotti, Luigi Berlinguer, Giorgio Napolitano, Francesco Cossiga, Silvio Berlusconi, Romano Prodi, Massimo D'Alema, Giuliano Amato, Umberto Bossi, Pier Luigi Bersani, Ignazio La Russa, Gianfranco Fini, Pier Ferdinando Casini, Laura Boldrini, Giuseppe Conte, Mario Draghi, Enrico Letta, Matteo Renzi, Matteo Salvini. Antonio Di Pietro fu il primo politico a riceverlo, il 5 dicembre 1996, perché accusato di aver preteso per lo studio della moglie un prestito di 100 milioni, una Mercedes e un pacchetto assicurativo. Dopo 4 mesi, venne assolto, ma la vicenda lo spinse a dimettersi dalla carica di ministro dei lavori pubblici. Il politico che ne ha ricevuti di più è Vittorio Sgarbi, 7. Per una statuetta non entra nella top 10. Al primo posto c'è quello ad Adriano Celentano, 26 ottobre 1999.
pur di beccarlo lui e la sua troupe, rimasero appostati per 10 giorni in un camper davanti casa sua, fingendosi dei fan. Al secondo posto, il drammatico tapiro a Fabrizio Del Noce, 1 dicembre 2003. Poi ci sono tutti quelli consegnati a Fiorello, con cui si è sempre divertito tanto. E come non citare l'indimenticabile consegna a Vittorio Sgarbi, che quando lo vide perse il lume della ragione spaccandogli il tapiro in testa, senza neanche ascoltare la prima domanda, 15 marzo 2002. Al quinto posto, i due tapiri d'oro destinati all'allora ministro dei trasporti Pietro Lunardi, 11 ottobre 2004, che furono requisiti e distrutti dalla polizia. Nemmeno in quell'occasione l'indomito inviato si arrese, riuscì a portare a termine la consegna con dei tapiri disegnati su carta. Belen gioca in un altro campionato. Per lei ci vorrebbe una classifica ad hoc, conclude scherzando Valerio Staffelli. Il servizio completo questa sera a Striscia la Notizia a partire dalle 20:35 su Canale 5.